Terra Amara, trama 10.01, la madre Adnan prova a togliersi la vita. Nell'episodio della soap opera Terra Amara di martedì 10 gennaio 2023, Zuleya si renderà protagonista di un gesto estremo appena il marito la separerà ancora una volta dal figlio Adnan, Omer Fethi Campolat. La giovane Altun sarà in preda alla disperazione totale e tenterà il suicidio per smettere di soffrire. La donna però farà in tempo a consegnare a Guten Tagen, Selin Jens, una lettera da dare Yilmaz Zakkaya, Ur Gune. Per metterlo al corrente del fatto che Adnan è suo figlio. Nel corso della puntata che i telespettatori italiani avranno modo di seguire su Canale 5 nel pomeriggio di martedì 10 gennaio. Hüseyin si costituirà alla polizia, dichiarandosi il colpevole della sparatoria e ammetterà di aver agito per vendicarsi dopo il licenziamento di Ali Rahmet Fekeli, Kerem Alk. Nel frattempo Zuleya deciderà di scrivere una lettera a Yilmaz, mentre suo marito Demir, Murat Unalm, sarà impegnato a far portare via le cose di suo figlio Adnan dalla tenuta. Con l'intenzione di farlo crescere in Svizzera in accordo con la madre Unkar, Vaide Persin. A questo punto Zuleya vorrà far sapere al suo ex fidanzato che in realtà Adnan è nato dalla loro passata storia d'amore. In una lettera, quindi, chiederà ad Akaya di prendersi cura del loro bambino. Poiché lei non potrà più farlo, a questo punto la donna chiederà alla domestica e amica Gulten di far recapitare il suo messaggio a Yilmaz. Per concludere Zuleya si taglierà le vene con una lametta dopo essersi chiusa nella cameretta del figlio. Con l'obiettivo di togliersi la vita. Anche se in base a quanto trapela dalle successive anticipazioni la donna non riuscirà nel proprio intento. Nell'episodio precedente del 9 gennaio, Yilmaz, Ur Gune, non riuscirà a comprendere come mai la sua ex fidanzata Zuleya si sia presentata a casa sua proprio quando ha ufficializzato la relazione sentimentale con la dottoressa Muigan, Melik Pekialova. A tal proposito Fekeli, Kerem Alk, crederà che probabilmente la donna si aspettava di essere protetta dal marito Demir. Intanto per Hüseyin arriverà il momento di costituirsi, ma anche Fekeli e Unkar verranno convocati al comando di polizia.